Vi devo confessare che io ho mangiato la mia prima bistecca alla Fiorentina, l'ho difesa con il funerale e con tutto il resto, ma l'ho mangiata a 18 anni perché in una piccola macelleria di campagna si mangiava quello che i clienti non volevano. La nonna era una cuoca fantastica e mi cucinava i ginocchi bolliti in insalata. Fantastico, sarebbe sicuramente quello. Facciamo finta che sia un cocktail, il cocktail della vita. Gli ingredienti sono una storia avvincente, una buona dose di mistero, una spruzzata di abitanti del paese di Panzano e immancabilmente due cubetti di chiasso da mettere dentro che potete trovare qui in macelleria, ve li facciamo io e Dario. Ai lettori l'ardua sentenza, però l'importante in Toscana è anche rimanere simpatico e, come si dice, non rimanere sui. Oltre all'assassino, perché a cui ho un debole, altrimenti non frequenterei questa macelleria, è il maresciallo Sarra, perché è oltre il tenente Colombo, è oltre il maresciallo Rocca, è oltre l'ispettore Barnaby, è l'unico investigatore che anche davanti a una situazione disperata riesce a trovare una battuta. È il personaggio perfetto per noi. Sì, lo confesso. Pratichiamo io e il mio carissimo amico Alessandro Rossi la nobile arte del cazzeggio. Siamo dispettosi alla Toscana, siamo figli d'amici miei. I motivi per leggere questo giallo sono almeno tre. Il primo è che è uno dei pochi libri, forse l'unico, dove i protagonisti sono anche gli autori. Ne è successo un'altra volta, della Divina Commedia, quindi uno deve sapere che quando legge l'Enigma della Vacca Intera può essere vicino al paradiso oppure vicino anche all'inferno, al purgatorio. L'altro motivo è che c'è tanta umanità dentro a questo libro, c'è il paesino di Panzano, ci sono tante storie comuni, anche vere, qualcuna come quelle dei cinghialai, dei cacciatori, che qui sono parte importante, ma anche e soprattutto quelle degli illuminati, gente meno fortunata, che però qui trova comunque un pezzettino di fortuna che gli fa sembrare uguale agli altri. E poi infine il terzo motivo, non me lo ricordo.